Venerdì 26 luglio e si festeggia Sant'Anna e San Gioacchino. Il proverbio del giorno è: se luglio è asciutto, buon vino si spera. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, il fine settimana non vi vede in gran forma, qualcosa nel cuore vi turba e nonostante gli innumerevoli impegni non riuscite a carburare. È auspicabile che abbiate la capacità di essere obiettivi, di non pensare di essere perseguitati la sfortuna. Toro, mettete da parte le perplessità e fatevi coinvolgere in nuovi ambienti sociali. Evitate di fossilizzarvi su situazioni senza via di uscita. Anche se trascorrerete le vacanze in località quiete e modeste, trovate soddisfazioni in ciò che vi circonda. Gemelli, tra Nettuno in Pesci e Venere in Vergine non corre buon sangue, prova ne sono gli sbalzi emotivi a cui siete sottoposti, ansie da liquidare. La vostra difficoltà è frutto di insicurezza e di pessimismo. Mettetevi in gioco, senza paura di rischiare. Cancro, se avete delle questioni da risolvere, non aspettate che siano gli altri ad agire al posto vostro. Muovetevi con decisione e rapidità. Una persona che di primo acchito non vi va a genio potrebbe invece rivelarsi simpatica ed affidabile. Leone, in tema di investimenti è consigliabile rivolgersi a consulenti fidati. Se non avete il bernoccolo degli affari, le idee non troppo chiare, anzi confuse. Valorizzate al meglio le vostre risorse e seguite più da vicino l'andamento delle finanze. Vergine, affossata da Nettuno in Pesci, Venere vi mette alle strette sul fronte del rapporto a due. Rigidità e paure penalizzano l'espressione dei sentimenti. Se non lascerete che l'amore faccia il suo corso, perderete un'opportunità ed una persona importante. Bilancia, meglio non concentrarsi su una sola grande idea. Il periodo richiede una buona dose di elasticità e un'ampia gamma di obiettivi. Nelle relazioni sociali non siate troppo selettivi, date ad altri l'opportunità di farsi conoscere. Scorpione, lavoro, amore ed energia fisica, cura del grafico personale in straordinaria crescita. Siete più vivi che mai con delle bellissime novità in arrivo. Andamento scorrevole del campo professionale con iniziative creative di sicuro successo. Sagittario, si vorrebbero fare mille cambiamenti e il puro sangue del vostro stampo scalpitano. Siete troppo inquieti, confusi, misurate il vostro passo. Le configurazioni sottolineano gli errori dovuti alla superficialità. Curate tutto con maggiore precisione. Capricorno, novità emozionanti e buona vitalità sono i frutti della Luna in Pesci, che prendendosi cura del vostro lavoro guida i progetti felicemente in porto. Al lavoro rendete bene, fratelli, sorelle e cugini propongono una collaborazione professionale. Acquario, il carattere è più forte di quello che sembra e anche nei rapporti di lavoro emerge una personalità che da nessuno si fa mettere i piedi in testa. È un ottimo momento per inaugurare una fase costruttiva e soddisfacente della vita professionale. Pesci, molti di voi sognano da sempre l'amore romantico, magico, poi quando arriva la persona giusta per paura si danno vilmente alla fuga. È una giornata che misura il vostro coraggio e quanto siete realmente cambiati. Saprete mettervi in gioco?